Bene ragazzi, siamo arrivati in questo posto meraviglioso, siamo in aperta campagna come vi avevo preannunciato. Oggi scopriremo le bellezze della natura, quindi sarà una lezione di scienze pratica diversa da quella che abbiamo fatto in classe. Andiamo! Ragazzi, sedetevi. Come sono belle queste creature! Ma chi rit? Ma chi sono queste creature? Sord sinnate, sord muor! Oh, ma come si chiamano queste belle creature? Io sono Gaetano. Io mi chiamo Denise Maria e questa è la mia migliore amica Rosaria. Ciao. E voi invece come vi chiamate? Io sono Rosa Maria e questa è Fiorina, sora mia. Ma perché non ti stai un po' zitta, che parla sempre tu? E siccome parla sempre vostra sorella, perché non ci raccontate qualcosa della vostra vita? Voi siete contadine? Lavorate tanto? Per noi è tutto normale. Io tengo la terza elementare perché i nostri genitori ci hanno ritta così, che mi affatica a mezza terra. Ma a quei tempi chi non lavorava non mangiava. Quindi siamo fortunati che possiamo studiare. Sì che siamo fortunati. Sì Miriam, infatti noi siamo fortunati perché i bambini a quei tempi venivano sfruttati per lavorare e non studiavano. Ai nostri tempi solo i nobili potevano andare a scuola. È un'ingiustizia però! Infatti dovremmo essere tutti uguali, senza distinzioni di sesso, di razza e di stato sociale. Eh già, mentre loro studiavano, noi zappavamo la terra sotto al sole. Adesso siamo tutti uguali, questa è libertà! Sì, come dice De Crescenzo nel film Così parlò Bella Vista, a libertà, a libertà, pure Papà Valla l'ha da provare. Rallegriamoci un poco! Cantiamo la città di Pulcinella. Che te no da ritta, ma perché?